Ciao raga, benvenuti o bentrovati sul mio canale e oggi cucineremo metanfetamina. Si possono sviluppare i rullini a casa propria? La risposta è sì. Quanti modi esistono? Davvero tantissimi modi. Io oggi vi farò vedere il modo che utilizzo io. Vi farò vedere cosa prendere per cominciare a sviluppare a casa, come fare e tutti i passaggi necessari. Io personalmente uso gli starter kit di sviluppo di Arsimago oppure il kit Bellini e oggi vi farò vedere come sviluppare i rullini a casa. Andiamo a vedere prima tutti i materiali che vi servono per sviluppare in casa. Innanzitutto vi serve ovviamente il kit di sviluppo. Avrete poi bisogno di tre bottiglie come queste dove mettere le soluzioni dei chimici miscelate con l'acqua. Vi arriveranno a casa queste quattro bottiglie. In ogni bottiglia c'è il chimico giusto per fare un litro di soluzione per lo sviluppo. Quindi kit di sviluppo, tre bottiglie. Avrete bisogno della tank di sviluppo che è formata da una tank così, due spirali per metterci il rullino dentro, un imbuto a tenuta di luce e il coperchio. Avrete bisogno poi di uno o due misurini, becker, caraffe, insomma, dove ci sia scritto quanta acqua state mettendo. Io ce li ho così belli perché mia mamma fa la chimica e quindi è piena di queste cose a casa ed è anche per questo che sono imbardata così, perché se no vede il video e poi mi sgrida. Avete bisogno di un imbutino, di un termometro. Io ho comprato dai cinesi e poi di una vasca dove mettere l'acqua calda che servirà poi a riscaldare le soluzioni di sviluppo. Ok, quanto costano queste cose? Allora, il kit di sviluppo va più o meno dai 25 ai 30 euro. La tank di sviluppo, completa appunto di tank, spirali e imbuto, va dai 23 ai 25 euro. Le bottiglie vanno dai 2-4 euro l'una. L'imbuto e il termometro e la cosa che l'ho comprato tutti dai cinesi ho più o meno speso 10 euro in tutto. Cominciamo subito con lo spiegarvi e capire come si fanno le soluzioni di sviluppo, poi capiamo come si monta il rullino dentro la tank e dopo capiamo effettivamente quali sono i vari procedimenti per sviluppare un rullino. Let's go! C'è una cosa che mi sono dimenticata di dire all'inizio. Comunque, esistono vari tipi di sviluppo fotografico. Ovviamente c'è lo sviluppo fotografico a colori e quello in bianco e nero, che sono due cose completamente diverse. Oggi andremo a vedere lo sviluppo a colori. All'interno dello sviluppo a colore ci sono vari tipi di sviluppo. I due più importanti sono il C41, che è lo sviluppo per i negativi, per le foto, per i rullini negativi, e il E6, che invece è lo sviluppo per i rullini positivi, quindi per le diapositive. Noi andiamo a vedere il C41. Madonna. Ok, insieme al kit di sviluppo vi arriverà questo foglio super importante e super utile. C'è davvero scritto tutto, ci sono scritte le soluzioni, come si fanno, ci sono scritti i passaggi con le varie temperature. E che cosa fare? La prima cosa da preparare è la soluzione per lo sviluppo, che è il primo passaggio. In questa bottiglia ci sono 260 ml e, come dice il foglio, bisogna mischiarli con 740 ml di acqua. Quindi voi prenderete lo sviluppo, ce lo verserete tutto qua, metterete 740 ml di acqua e ce lo metterete qua. E questo è fatto. Poi mi raccomando, le bottiglie etichettatele con l'etichetta giusta e metteteci anche il numero del passaggio sul tappo, perché poi le bottiglie saranno immerse nell'acqua calda per fare scaldare la soluzione ed è più comodo se vedete il contenuto della bottiglia dal tappo. Quindi io ho scritto 1. Molto importante, l'ho scritto con la matita perché la grafite non si cancella con l'acqua, mentre invece l'inchiostro sì. Grazie mamma che fai la chimica. Il secondo passaggio è lo sbianca, che però lo sbianca arriva già pronto così, come infatti c'è scritto qua. Sbianca è 1 litro, voi utilizzerete questo qua. Potete versarlo in un'altra bottiglia o potete lasciarlo qua, io l'ho lasciato qua. Lo so, i più precisi diranno che lasciandolo qua, questa bottiglia probabilmente non è a tenuta di luce. Mastica, ma vabbè, è andata così. Quindi questo lo potete usare esattamente come arriva. Il terzo è il fixer, che contiene 500 ml di chimico. Voi per fare 1 litro dovete prendere un'altra bottiglia, versare 500 ml di fixer e 500 ml di acqua. E questo è quanto. Mi raccomando, etichettate sempre le bottiglie, fixer qua e 3 qua o fixer. L'ultimo passaggio è lo stabilizzatore, è una cosa un po' diversa. Allora, qui ho fatto un po' di confusione con le quantità, quindi ripeto. La soluzione chimica dello stabilizzatore va preparata ogni volta che si deve fare uno sviluppo, perché una volta utilizzata va buttata tutta.
La soluzione chimica dello stabilizzatore è formata da 10 ml di stabilizzatore e 990 ml di acqua. Nella bottiglietta che vi arriva ci sono 100 ml di stabilizzatore e ogni volta andrete a utilizzare quella bottiglietta per fare la vostra soluzione. Mentre questi rimangono per tutti gli sviluppi che farete, con un kit più o meno potete fare dai 16 ai 20 sviluppi, e lo stabilizzatore invece lo dovrete preparare tutte le volte che fate uno sviluppo. Andiamo a vedere adesso come si monta il rullino dentro alla spirale per poi metterlo nella tank e poi andarlo a sviluppare. Ok, questa è la tank dello sviluppo. Una tank, un coso per tenere le spirali, poi vanno inserite così. L'imbuto antiluce, pazzesco. Cioè questa tank non fa passare luce, questa tank mantiene al buio i negativi. Infatti di tutti i passaggi dello sviluppo li potete fare alla luce. L'unico passaggio che non potete fare alla luce è quando caricate il rullino all'interno di una di queste spirali. In una tank ci stanno due rullini da 35 mm oppure un solo rullino da 20 mm. Per aprire la spirale e farla diventare della misura di 120 mm dovete forzarla in senso non verso di voi dall'altra parte, così che si apra, e poi aprirla un pochino e richiuderla. Esatto, così. Vedete che diventa della misura di un 120. Per montare il rullino sopra adesso, questo procedimento lo dovete fare tutto al buio, quindi oscurate tutte le finestre, oscurate tutte le possibili fonti di luce, oscurate tutti gli spifferi di luce, se si dice così. Cioè deve essere più nero del nero, più buio del buio più scuro che voi abbiate mai visto, cioè deve essere proprio nerissimo, non dovete vedere assolutamente niente, perché davvero alla minima luce il negativo, che è ipersensibile, ne risente. Se non avete una camera oscura in casa per creare il buio più scuro del buio che avete mai visto, potete usare una sacca a camera oscura, come questa qua. È praticamente una sacca fatta a due strati antiluce in cui voi infilate tutto dentro, infilate la tank dentro, l'imbuto dentro, questo dentro, anche la spirale dentro, il rullino dentro, ovviamente non ancora aperto, quindi il rullino ancora chiuso dentro, e poi chiudete tutto e voi infilate le mani qua. È per questo che questo procedimento richiede un po' di allenamento all'inizio, quindi dovrete per forza di cose o prendere un negativo che vi è bruciato oppure bruciare un negativo. Però è un sacrificio che siamo disposti a fare. Disposto. Per montare il negativo, allora, voi avrete il rullino così. Per aprire il rullino ci sono varie correnti di pensiero. A me piace cercare di far uscire la linguetta magari col tiralinguette, con il tirarullini, perché mi piace tenere i cosini di metallo. Però se siete delle bestie di Satana e vi piace romperli, potete benissimo aprirli con un cavatappi oppure con la forza bruta, proprio scoperchiare tutto, come a volte faccio io, perché a volte il tirarullini non mi tira fuori niente. Una volta che siete dentro alla sacca o comunque nella vostra camera oscura, tirate un po' il rullino, tagliate questa parte di cui tutta questa lingua che tanto non è esposta, la tagliate e da questo taglio cominciate a caricarlo dentro alla spirale. Il rullino va infilato per questi due dentoni che ha grossi, ne ha due di denti, questi qua grossi e questi qua dietro piccolini. Non infilateli da quelli piccolini perché non si può. Voi prendete il vostro lembo che avete tagliato, lo infilate in questo modo. Fate passare delicatamente oltre le palline di metallo che ci sono qua, che servono per il trascinamento, e poi con calma fate questo movimento qua e fa tutto da solo. Infatti io preferisco tirare fuori il negativo col tirarullini, perché in questo modo il negativo rimane arrotolato nel suo scatolino. Se invece tirate fuori tutto il negativo, vi succede questa cosa qua, soprattutto se siete al buio, può creare dei problemi. Niente, lo fate, continuate. Una volta che finisce ci sarà ancora lo scatolino attaccato, voi fate tac, tagliate e completate l'arrotolamento. Mi raccomando davvero, questo processo fatelo tantissime volte prima di effettivamente farlo ufficialmente. Sempre al buio, voi avete caricato il vostro negativo, lo infilate così, lo mettete dentro, chiudete, e fa
tac. E una volta fatta questa cosa potete aprire la sacca, potete accendere le luci e tutte le cose che vengono adesso potete farle alla luce del giorno. Ok, procediamo con il vero e proprio sviluppo del rullino. Ok, d'ora in poi faremo riferimento al foglio delle istruzioni con tutti i passaggi, che è importantissimo e dovrete seguire soltanto questo. Ho messo a scaldare in acqua calda tutte le soluzioni dei chimici. Io personalmente l'acqua del prelavaggio la scaldo a parte e poi invece l'acqua per tutte le soluzioni dello sviluppo la scaldo qua. Questa acqua è già calda, ma nel frattempo ho anche scaldato dell'altra acqua, molto più calda, perché se lo sviluppo non arriva a 38 gradi, con quest'acqua posso aggiungerci piano piano quest'acqua molto più calda dentro. È un lavoro lungo questa cosa di arrivare alla temperatura, ma va fatta, insomma. Quindi avete bisogno del vostro termometro. Ok, qua ci siamo quasi. Io mi rimetto i guanti. Ok, dato che ci siamo quasi con lo sviluppo, comincerei a fare il prelavaggio. Allora, cominciamo a sviluppare il rullino. Prelavaggio, voi inserite l'acqua in questo modo, quanto basta. Chiudete. La tank ha una chiusura ermetica, che vi crea il vuoto così che voi potete agitare senza spargere il liquido tutto in giro. Il prelavaggio dura 3 minuti. Per i primi 30 secondi voi dovete continuare ad agitare in questo modo. Dopo i primi 30 secondi lasciate così e agitate per 10 secondi ogni minuto. Quindi voi guardate il vostro cronometro. Fate così per 10 secondi e poi lasciate lì e poi riagitate. L'acqua del prelavaggio va buttata. Il prelavaggio serve per riscaldare la pellicola prima di mettere lo sviluppo, perché lo sviluppo appunto sarà a 38 gradi, se non scaldiamo la pellicola prima lo shock termico rischia di danneggiare il negativo. Strano, niente danneggiare il negativo. Quindi andiamo a vedere la temperatura dello sviluppo. Mi raccomando, questa è una cosa che dovete calcolare, dato che il prelavaggio dura 3 minuti, quando avete finito il prelavaggio lo sviluppo deve essere prontissimo per essere utilizzato, quindi deve essere appunto a 38 gradi. Per lo sviluppo inserite anche qua QB. Per capire quant'è QB basta vedere nel buco più o meno quando il liquido arriva tipo a metà. Ok, chiudiamo, che qua è in modo ermetico, e qua dovrete agitare continuamente per 3 minuti e 15. Poi il tempo dello sviluppo in realtà varia a seconda di quanti sviluppi avete fatto. Infatti ogni 4 sviluppi questo tempo di sviluppo si allunga di 15 secondi. Ma in realtà c'è tutto scritto qua. Dall'1 ai 4 sviluppi dovete fare 3 minuti e 15. Dai 5 agli 8 sviluppi dovete fare 3 minuti e 30. Dai 9 a 12 sviluppi 3 minuti e 45. E via andare così, fino poi ai 20 sviluppi. Ok? Lo sviluppo, come tutti gli altri chimici, vanno rimessi nella loro bottiglia. E poi lo potete mettere via questo. Ciao. Secondo passaggio è lo sbianca, deve essere dai 30 ai 38 gradi. Lo sbianca è un passaggio che ha soltanto lo sviluppo a colori, perché serve per eliminare una certa patina che hanno soltanto i negativi a colori. Voi anche qua mettete dentro QB, chiudete e agitate in modo continuo, questa volta per 45 secondi, 60 secondi. Ok? Terzo passaggio è il fixer, anche lui deve essere a 30-38 gradi, ce lo mettete, chiudete e cominciate ad agitare in modo continuo per 1 minuto e mezzo/2 minuti. Mi raccomando, non agitate troppo violentemente perché potrebbe danneggiare il negativo, non agitate troppo debolmente perché potrebbe danneggiare il negativo, non lasciatelo lì troppo tempo perché potrebbe danneggiare il negativo. Dovete cullare il vostro negativo, ok? Lo fixer va rimesso dentro, anche lui. La mascherina e i guanti in realtà possono sembrare un po' esagerati, però alla fine sono tutti chimici questi cose e hanno anche un odore piuttosto forte. Non è che fanno male perché sennò non li venderebbero, però in realtà non fa male neanche mettere la mascherina, tanto ce l'abbiamo anche che escono dal culo. Quarto passaggio è il risciacquo della pellicola. Il risciacquo può avvenire con acqua corrente, sempre calda, più o meno tra i 30 e i 38 gradi, oppure può avvenire sempre con acqua a 30-38 gradi, versata dentro, agitato per circa pochi minuti, tipo per 3 minuti, riversato. Altra acqua tiepida, agitato e riversato, questo per circa 8-12 minuti. Quindi il risciacquo della pellicola dura appunto 8-12 minuti,
voi potete decidere di farlo con acqua corrente oppure di fare vari lavaggi veloci. Quindi questa cosa la faccio in bagno e arrivo subito. L'ultimo passaggio è lo stabilizzatore che abbiamo preparato prima di questo sviluppo. Anche lo stabilizzatore può essere fatto in bagno, appunto, perché tanto poi tutto lo stabilizzatore che si usa si butta e dopo lo stabilizzatore potremo aprire la tank. Ok raga, con questa infelice inquadratura andiamo a vedere l'ultimo passaggio, cioè quello dello stabilizzatore, e poi apriamo la tank e vediamo che cosa è uscito. Andiamo. Dobbiamo agitarla per un minuto. Allora adesso farà un po' di schiuma. Lo sciacquo con dell'altra acqua corrente, lo apriamo, poi va sciacquato con dell'acqua distillata che si compra in qualsiasi supermercato a pochissimi soldi. Io non lo faccio perché mi sono dimenticata l'acqua distillata. Da adesso possiamo aprire la tank e vedere cosa è successo. Vorrei farvi vedere. Adesso non si vede, però ora che lo srotolo si dovrebbero vedere. Non prendetevi male se non vedete niente perché ci sono. Voi lo aprite così. Dovete forzare un po', si apre. Ok ragazzi, una volta che avete aperto la tank e avete preso il negativo, bisogna farlo asciugare. Per farlo asciugare bisogna appenderlo da qualche parte in modo che sia teso e in modo appunto che si asciughi. Come si fa questa cosa qua? Di solito si appende a una gruccia o a un appendino con due mollette. Una molletta sopra che lo tenga così e una molletta invece sotto più pesante che fa peso e lo tiene teso. Queste due mollette si trovano in vendita, secondo voi io ce le ho? No, e infatti uso delle mollette normalissime per appendere la biancheria. Di solito il negativo si appende in questo modo così e si mette una molletta così. Quando voi lo inserite nella spirale tagliate via un pezzo di linguetta e un pezzo di negativo, però rimane sempre un piccolo pezzo non esposto. E poi c'è bisogno di un'altra molletta sotto, io faccio così e fa più peso di una sola molletta. Durante la fase di asciugatura attenzione alla polvere perché il rullino bagnato appiccica una marea di polvere che non potete immaginare. Molte persone fanno asciugare il rullino nel bagno, nella doccia, perché nella doccia si accumula meno polvere. Io non posso farlo perché ho il bagno condiviso, quindi lo appendo nell'armadio. Ogni volta che devo appenderlo nell'armadio per farlo asciugare pulisco tutto l'armadio, lo spolvero, tolgo i vestiti perché so che l'armadio non è il posto migliore per far asciugare il rullino. Un'altra cosa a cui fare attenzione sono le macchie di acqua che potrebbero rimanere sul rullino, infatti si lava con l'acqua distillata apposta per evitare che asciugandosi rimangano gli aloni dell'acqua, perché nell'acqua normale ci sono i sali, c'è il calcare e tutto, mentre invece l'acqua distillata non ha tutte queste cose e sciacqua semplicemente il rullino. Anche lì, quando lo tirate fuori dalla tank, la cosa ottimale sarebbe avere due spugne morbidissime e passare in questo modo sul rullino per togliere tutta l'acqua superflua. Però appunto devono essere delle spugne apposta morbidissime perché le spugne che abbiamo a casa sono troppo ruvide e rischiano di rigare il rullino. Una volta che avete fatto asciugare il rullino potete andarlo a far scannerizzare o scannerizzarvelo voi se avete uno scanner o una macchina fotografica, e per metterlo via potete decidere se tagliarlo oppure lasciarlo intero e arrotolarlo su se stesso e metterlo in questi scatolini. Io lo taglio in strisce da 6 frame perché poi per scannerizzarlo ho bisogno che sia tagliato così. Ok, raga, abbiamo finito qua. So che tanto, spero di essere stata il più chiara possibile, spero di aver fugato tutti i vostri dubbi. Se avete domande, commenti, considerazioni, suggerimenti, scrivetelo nei commenti. Voi mettete mi piace, seguite questo canale, attivate la campanella così da sapere tutte le news d'ora in poi e condividete questo video con chi magari potrebbe essere interessato. Noi ci vediamo settimana prossima con un altro video, un bacione a tutti e grazie di cuore.